Ciao ragazzi, in the machine. Allora ci abbiamo preso gusto con queste chiacchiere in macchina. Ebbene sì, perché io mi annoio a guidare così, insomma, mi metto la musica, però ho bisogno di compagnia. Poi oggi ho anche un tremendo mal di schiena, infatti c'ho anche il cuscino dietro, come potete vedere, da nonnina, perché voi non lo sapete, ma io in realtà ho ben 65 anni, quindi ho molto mal di schiena, no vabbè scherzo, però è vero, c'ho un mal di schiena, quindi mi devo un po' distrarre e quindi fate un po' compagnia voi oggi. E la cintura l'ho messa, siamo qua belle sicure e tranquille, sapete che vado molto molto piano in macchina. E sto coso dei cinesi che ho comprato, comunque non so se già ve l'ho detto nell'altro video, ne ho fatti due di chiacchiere in macchina, casomai me li metto nel box informazione. Comunque fa abbastanza pena, perché la gente si abbassa sempre di più fino a scatafasciarsi a terra. Vabbè, spero che insomma di averlo bloccato per bene. Vi volevo parlare oggi, avevo pensato del fatto che io in passato, come sapete, sono stata vegetariana per un po' di tempo, quindi volevo parlare di questa cosa perché è molto attuale, la dieta vegana, l'essere vegetariana, come mai non sono più vegetariana, parlarvi un po' di cosa penso io della dieta vegana, vegetariana e insomma quello che è stata la mia esperienza e come la mia alimentazione adesso, nel senso che voi sapete come la mia alimentazione, però spesso mi viene chiesto se vegana, se vegetariana, oppure perché non sei vegana, perché non sei vegetariana. Quindi ho pensato di affrontare questo argomento che è molto molto interessante, su cui io insomma mi informo tantissimo, e mi raccomando di farmi sapere nei commenti le vostre opinioni su questo argomento. Un po' di tempo fa sono stata vegetariana e il motivo che mi ha spinto all'essere vegetariana è stata era una cosa con cui la salute, la bellezza, la forma fisica non c'entrava nulla, era esclusivamente una motivazione etica, quindi perché per gli animali, per l'ambiente, per la terra, perché secondo me era giusto essere vegetariani, secondo me è sbagliato, ma lo dico ancora, io quindi avevo questa scelta che era per il bene degli animali, perché lo penso ancora, io sono ancora convinta del fatto che secondo me è sbagliato mangiare altri esseri viventi, mangiare gli animali, è una cosa che insomma mi colpiva, insomma, perché sono abbastanza sensibile da questo punto di vista. Ci sono persone che quando vedono la bistecca vedono una bistecca, io quando vedo la bistecca insomma vedo anche l'animale, quindi cioè non so come spiegarvi, sono molto sensibile a questo punto di vista. Ad esempio se vado tipo con mio padre a pescare o con mio fidanzato a pescare e quando viene preso il pesce, io, anche se è solo un pesce, però mi dispiace sta cosa che lo vedo di soffrire e insomma mi colpisce sta cosa, infatti cioè è una cosa che ci penso, non lo so se è normale o no, però io ci penso. Perché vi sto dicendo questo? Perché adesso vedo che invece questa cosa dell'essere vegetariano e vegano mi sembra che sia perso per le persone che lo sono, almeno alcune, ovviamente ci sta anche chi ha giustamente le motivazioni etiche, lo facciano per un motivo di salute, che attenzione, non è assolutamente sbagliato pensare alla propria salute, guardate cosa succede. È giusto pensare alla propria salute, però secondo me la scelta principale per cui deve avvenire questa cosa di essere vegani e vegetariani è quella, cioè quella che avevo io, e per gli animali, che poi faccia anche bene alla salute, ok, però mi sembra che si faccia con la dieta vegana, con la dieta vegetariana è ottima perché io mi sento in forma, ho perso 10 kg. Oppure per esempio si fa quindi per la forma fisica, per la salute. Molto spesso, dobbiamo dire la verità, è anche una moda adesso, qualsiasi cosa è vegano, qualsiasi cosa è vegana, ma noi insomma dobbiamo anche ragionare sulle cose che facciamo e non farci guidare da una scia come delle pecore. Insomma, secondo me, io sono convinta del fatto che la dieta vegana, quindi l'alimentazione vegana,
è un'alimentazione buona, nel senso che ormai si è capito, comunque le proteine animali fanno male, soprattutto fa male la carne rossa, ma sono anni, cioè io per dirvi a casa mia sono anni, ma vi parlo proprio di saranno 15 anni, ma proprio tanto che non si mangia la carne rossa, insomma, perché comunque io c'ho poi mio padre che è molto, il famoso Bachito, che è molto molto salutista, e quindi lui è proprio da tanti tanti anni, ma proprio anni, che noi eravamo piccoline, che lui comunque ha intrapreso una dieta, un'alimentazione sana, e quindi ha eliminato la carne rossa, queste cose qua, periodi è stato anche vegetariano, vegano, insomma. Quindi secondo me l'alimentazione vegana è un'alimentazione buona, però bisogna saperla fare, nel senso che io, quindi vi dicevo, sono stata vegetariana, non vegana, perché comunque tipo le uova comunque le mangiavo, queste cose qua, però non mangiavo nulla, nessun tipo di animale, non mangiavo ad esempio neanche frutti di mare, non mangiavo nulla, ero proprio fissata, ci tenevo tantissimo, perché proprio, vi ripeto, per una cosa esclusivamente etica, perché poi ero piccolina, avevo tipo 16-17 anni, insomma, l'ho fatto per un paio d'anni, e in effetti io devo dire, la mia esperienza, io sono stata veramente veramente male, non lo so come mai, sarà stato sicuramente, avrà influito il fatto che io comunque ero in una fase di crescita, avrà influito il fatto che io come organismo, come corpo, sono una persona che comunque ho bisogno di mangiare, ho bisogno di mangiare tutto, ho bisogno di mangiare tanto, perché comunque è così, insomma, ho un metabolismo molto veloce, quindi ho questa necessità, e quindi automaticamente la mia dieta era diventata forse un po' povera, o forse io non la integravo nel modo, anzi sicuramente comunque ero una ragazzina, insomma non la integravo nel modo giusto, quindi magari mi trovavo a mangiare pasta, mi trovavo a mangiare pane, non mangiavo proteine, non mangiavo abbastanza sostanze che mi servivano, le vitamine, che quelle che comunque ci sono ad esempio nella carne rossa, però comunque si possono sostituire e integrare. Io poi non ho mai preso nessun tipo di integratore, perché io comunque, sapete, non mi metto a pigliare medicinale, integratore, nulla, io voglio soltanto mangiare, sono un po' contraria a tutto ciò, ad ingerire tutto ciò che non è cibo veramente, insomma non mi piace come cosa. E quindi fatto sta che io avevo sti crampi, ragazzi, una roba, crampi addominali, dolori, cioè io veramente ogni volta che dovevo mangiare per me era una tortura, perché io avevo dolori sia prima che dopo, allo stomaco, madonna mia, io, cioè mi dovevo stendere sul letto, molto spesso io avevo sti dolori, da tavola mi dovevo alzare, mi dovevo stendere un po' sul letto per farmi togliere questi dolori. Comunque è stato veramente un periodaccio, fin quando io non sono andata dal medico, e nonostante il fatto, di la verità, la mia famiglia mi ha sempre appoggiato, perché comunque la mia famiglia mi appoggia sempre in tutto, e quindi loro non mi hanno mai convinto a voler fare altrimenti, assolutamente mi hanno sempre lasciata libera, come in tutte le cose, la mia vita, però insomma sono andata al medico, perché comunque loro ovviamente si preoccupavano, pure io non ce la facevo più perché comunque stavo sempre male, e il mio medico mi ha consigliato di mangiare qualcosa, mi ha detto, guarda, ti dico di mangiarti la carne, però tipo una scatoletta di tonno, oppure insomma qualcosa che possa, un po' di pesce, qualcosa lo devi mangiare, perché tu ti stai rovinando tutti gli organi addominali, quindi lo stomaco, l'intestino, il fegato, veramente stai male, e quindi non puoi andare avanti così. Quindi io sono proprio stata obbligata, e quindi da là ho iniziato a mangiare un po' di tonno, un po' di pesce, così con là, poi comunque non sono più vegetariana, non sono più stata vegetariana né vegana, insomma nulla, e adesso attualmente la mia alimentazione è a volte vegana, cioè io non sono vegana, non sono vegetariana, io sono salutista, cioè praticamente ho un'alimentazione sana,
Io praticamente ho un'alimentazione sana, che però ovviamente sana non significa non mangiare, specifichiamo questa cosa, perché io non campo di banane, di frutta e di verdura, io mangio di tutto, la pasta la mangio, il pane lo mangio, la pizza la mangio, mangio tutto, pesce, mangio tutto, cioè non esiste che io a tavola mi mangio una fetta di pesce e l'insalata, no, cioè io mangio anche il pane, lo accompagno sempre con i carboidrati, non ho nessuna fobia per i carboidrati, anzi li adoro follemente, mangio carboidrati, proteine e vitamine ad ogni pasto, sempre, colazione, biscotti se li voglio, se voglio il cornetto me lo mangio, insomma, quindi oltre, però è sano, alimentazione sana, quindi sapete prediligo ad esempio la pasta integrale, un condimento fatto senza burro, senza soffriggere troppo, poi ovviamente il sabato e tipo la domenica vado al ristorante, mangio qualsiasi cosa mi capita davanti, perché ovviamente la vita è una e dobbiamo vivere e quindi non possiamo pensare a privarci di tutto, se voglio un gelato me lo prendo, se voglio la pizza, la frittura, qualsiasi cosa, però prediligo comunque un'alimentazione sana, cioè quindi quando posso le mie scelte sono sempre abbastanza sane. Io la carne, Dio di la verità, non l'ho mai amata, a parte questa cosa che vedo proprio l'animale, il sangue eccetera, non l'ho mai amata tanto, poi se mi viene ogni tanto la voglia me la mangio, però insomma preferisco tipo un po' di prosciutto, oppure per esempio il pesce lo mangio perché fa tanto bene, comunque contiene tante vitamine, tipo il salmone mi piace tantissimo, poi sapete che io sono anche sportiva, quindi seguo anche un'alimentazione molto proteica, quindi per mettere massa muscolare, quindi ovviamente anche tipo le uova, gli albumi li mangio, quindi comunque la mia alimentazione non è vegana per questo, però se devo dirvi che per esempio preferisco alcune cose, tipo per esempio magari una torta, tipo per esempio lo sapete sul mio secondo canale, quello di cucina, faccio spesso le ricette senza burro, senza latte. Il latte per esempio vaccino io non lo bevo assolutamente, ma anche per un fatto di salute, quindi bevo il latte vegetale, magari una torta vegana, la faccio vegana, sapete che ho fatto tante ricette vegane, insomma quando posso, però devo bilanciare bene, cioè nel senso che non posso mangiare io soltanto broccoli e patate, no, ci vuole anche una quota proteica, ci vuole anche una quota di tutto, proteine, carboidrati e vitamine, sempre la cosa più importante per me, quindi io mangio un po' tutto, quindi ad esempio mangio anche la soia, mangio anche il seitan, mangio il tofu, mangio anche alimenti vegani, quindi cerco un po' di variare la mia alimentazione, fermo restando che ciò che fa male, ciò che è, l'ho escluso dalla mia alimentazione. Comunque ragazze, io adesso vi devo salutare, vi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia utile, sia uno spunto per scambiarci le opinioni nei commenti, e ve ne farò un altro magari dove vi spiegherò un po' meglio, risponderò a tutte le vostre domande, quindi lasciatemele qua sotto, e vi lascio anche il link del mio secondo canale dove là proprio vi faccio tutte le ricettine anche vegane. È arrivato Max, ciao 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 ciao. Ciao. Metti la cintura. Vabbè, ciao ragazzi, vi mando un bacio grande. Ciao. Mua. Grazie per avermi fatto compagnia.